Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Scusatemi se nelle ultime settimane non ho caricato video, ma sono cascata dentro un buco nero e da lì mi era un po' impossibile registrare video. Comunque l'altro giorno ho pensato bene di tirarmi via una pellicina dalle mie labbra, cosa che non si dovrebbe mai fare perché in pratica mi sono squarciata mezza bocca. Quindi cosa ho ben pensato di farvi oggi? Un bel video swatch recensione sui rossetti Nabla. I rossetti in questione mi sono stati donati dalla mia amata babbina Biona, amica mia carissima del cuore, che è praticamente lo sponsor del mio canale, quindi io la ringrazio ancora infinitamente. Detto tutto questo, io vi lascio con un quesito: mi cadranno le labbra a fine di questo video? Ai posteri lardo a sentenza. Partiamo con la The Nude Collection, di cui io possiedo questi tre rossetti Cult Classic. Il finish di questi rossetti è cremoso, ma non è né troppo lucido né troppo opaco. La formula è a lunga tenuta ed altamente pigmentata. Sulle labbra sono avvolgenti e hanno un effetto levigante e rimpolpante, cosa che ci piace molto. L'unica cosa che non mi fa proprio impazzire è che profumano di cocco, ma una volta stesi non si sente più questa profumazione. Ma se siete amanti del cocco, sono perfetti per voi. Primo rossetto, e che è anche quello che indosso, è Body Language, che è un nude nocciola medio scuro. Sulla mia carnagione, che è ancora abbronzata, io ho un sottotono giallo dorato, è proprio il perfetto nude marroncino. E devo dire che io non avevo mai trovato un colore che mi stesse così bene, quindi grazie Nabla per aver fatto questo colore. Inutile dirvi che è già diventato uno dei miei rossetti preferiti, e non solo perché mi ricorda una canzone di Jess McCartney omonima, ma proprio perché è bello, fa delle labbra veramente setose, è confortevole ed ha veramente una durata eccezionale, anche perché io l'ho testato mangiando una pizza super onta ed è resistito egregiamente. Unica cosa che ho notato è che un pomeriggio l'ho tenuto su per 5-6 ore e è andato a seccarmi molto le labbra, ma questo può essere anche dato dal fatto che faceva freddissimo e che io ho le labbra più aride del deserto del Sahara. Comunque rimango della mia opinione che questo è uno dei rossetti più perfetti che io abbia provato, soprattutto per il colore, per la formulazione e per il finish, che mi piace veramente un sacco, è proprio un rossetto da tutti i giorni. Altro colore che possiedo di questa collezione The Nude è Jolie, che è questo color rosa sorbetto di tonalità media, che con la mia abbronzatura mi fa sembrare un pochino Nicki Minaj ai tempi d'oro, però devo dire che mi piace un sacco. Magari quest'inverno, quando sarò un pochino più chiara, mi starà meglio, adesso è un pochino borderline. Voi cosa ne pensate? Vi piace su di me? Mi fa un po' troppo effetto Barbie? Boh, fatemelo sapere voi giù nei commenti. Ultimo colore che possiedo di questa collezione The Nude è Red Lantern, che è questo rosso lampone corallo super acceso. E devo dirvi la verità, pensavo mi stesse malissimo, ma adesso guardandomi nella telecamerina, sarà anche perché sono mezza ciecata, mi sembra che mi stia bene, non lo so. Voi cosa ne pensate? Datemi la vostra opinione. Comunque, non so, beh, in effetti mi sembra un bel colore estivo. Adesso che stiamo andando verso l'autunno un po' meno, però magari ci faccio un pensierino per la prossima estate. Passiamo ora a un'altra collezione, che è la Free Domination, di cui io possiedo due Diva Crime. Per chi non lo sapesse, i rossetti Diva Crime sono dei rossetti molto pigmentati e full coverage, quindi vuol dire che sono super coprenti fin dalla prima passata. Hanno una texture leggerissima e sottile sulle labbra e proprio per questo motivo possono essere stratificabili e costruibili sulle labbra rimanendo senza peso. All'applicazione questi rossetti sono super scorrevoli e quindi facili da applicare ma anche da ritoccare, anche perché al loro interno contengono l'olio di camellia giapponese, che è un olio molto pregiato e che aiuta a mantenere l'idratazione delle labbra e le rende anche molto vellutate. Inoltre le va anche a proteggere perché è un antiossidante naturale, quindi bene a sapersi tutte le cose antiossidanti noi le vogliamo, visto che stiamo diventando super vecchione. Il primo colore che io possiedo è anche quello che mi vedete già sulle labbra ed è Bohème, che è questo bellissimo color malva rosato.
anche se sulla mia carnagione, che è, come vi ho già detto, abbronzata, giallina, olivastra, chi più ne ha più ne metta, sembra un lilla, cosa che non mi dispiace perché io amo il lilla, come ben sapete. Infatti ho anche le unghie lilla che stanno molto bene con questo rossetto. Voi che ne dite? Mi sta bene, mi sta male, mi fa sembrare mezza morta con le labbra in decomposizione, in ipotermia? Non lo so, a me piace e lo metterei. È un colore molto nelle mie corde e adesso che ce l'ho su è anche molto confortevole. Mi sembra quasi di avere indosso un burro cacao, un labello. Quindi nota positiva, soprattutto se come me avete le labbra super secche. Non l'ho ancora testato per tutto il giorno, ma ve lo farò sapere magari su Instagram. Ecco, se volete seguitemi anche lì. Ultimo rossetto di Vacrime e anche ultimo rossetto che provo oggi è Goa, che è questo bellissimo color terracotta dai riflessi metallizzati rosati. Non riesco a capire se dalla telecamera si percepisca molto questo effetto metallizzato, anche perché sono orba e senza lenti, quindi non riesco a vedermi fin lì, però mi sembra che sia proprio un bel colore che stia bene. Non è quell'effetto metallizzato che mi fa sembrare prozie, ma mi sembra un effetto metallizzato figo e trovo anche che si sposi perfettamente col mio incarnato. Speriamo di non perdere mai questa abbronzatura. Io vado in depressione quando d'inverno divento bianca. First world problem. Anche il video di oggi è finito, grazie mille per essere arrivati fino a questo punto. Traendo le conclusioni, devo dire che i rossetti di Nabla mi sono piaciuti molto. Quindi per favore Nabla, apri un negozietto vicino a Jesolo, so che è una città buco di culo, però io vorrei vedere altre cose di questa collezione, vorrei provare gli ombretti, però il negozio più vicino a me è tipo 5.000 ore di strada, non so se mai ci capiterò, darò un'occhiata. Io sono una che non si fida a comprare online, però devo dire che con questi rossetti, ok che mi sono stati regalati, però mi stanno quasi tutti bene, per essere proprio così umile, mi sembra mi stiano bene. Voi che ne pensate? Qual è il rossetto che vi è piaciuto di più su di me? Avete qualche rossetto Nabla da consigliarmi? Vorreste acquistare qualcosa di Nabla? Fatemelo sapere giù nei commenti. Se vi è piaciuta questa tipologia di video, fatemelo sapere con un mi piace, anche perché aiuta un sacco il mio canale e anche perché ci metterò 10.000 ore ad editare questo video. Non dimenticatevi di iscrivervi per non perdere i prossimi meravigliosi video. Come al solito io vi prometto di postare più spesso, ma non posto mai video più spesso, quindi mandatemi il vostro amore così magari mi sveglio e faccio più video. Comunque io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Comunque quanti comunque devo dire? Devo dire che non mi stanno neanche cadendo le labbra. In effetti ho provato solo 5 rossetti. Giulia lamentina lamentosa.